Bentrovati cari amici di Fides et Ratio ad un nuovo appuntamento di approfondimento. Un caro saluto anche al professor Lamendola che è qui con me. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi ci parlerai di un vescovo, precisamente Antonio Santin, che è stato appunto vescovo della città di Trieste dal 1938 al 1981. Prego, ti ascoltiamo con attenzione. Rievocare la vicenda umana, pastorale di Antonio Santin vuol dire ricordare le difficoltà, il coraggio e la fede con cui i molti vescovi cattolici hanno affrontato gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale, specialmente nelle zone, come è il caso nostro, in cui ha imperversato furiosa, oltre alla guerra mondiale, con i suoi bombardamenti aerei, con le sue distruzioni indiscriminate, anche la guerra civile, aggravata nel caso del confine orientale, aggravata dalla guerra etnica. La zona, il retroterra di Trieste è la zona delle foibe, il Carso, è la zona in cui sono state infoibate migliaia di persone, in cui i partigiani slavi si sono scatenati in una campagna di sterminio contro tutti quelli che avevano o erano sospettati di avere qualche obiezione al fatto che essi intendevano annettere tutte quelle terre alla neonata Jugoslavia, alla rinata Jugoslavia sotto la ferrea guida comunista del maresciallo Tito. Antonio Santin è un personaggio esemplare di quel capitolo di storia. Lui, come altri vescovi di questa zona, per esempio Giuseppe Nogara di Udine, ma Antonio Santin forse ancora di più perché ci troviamo nella zona più calda del confine orientale. Si tratta di una larga fascia della allora provincia di Trieste, dell'allora provincia di Gorizia, nonché dell'allora provincia di Pola e dell'allora provincia di Zara, terre annesse dopo la Prima Guerra Mondiale, abitate in parte da popolazioni slave e croate, oltre che da italiani, 350.000 italiani che poi saranno costretti praticamente all'esodo, in particolare quando venne fermato il Trattato di Pace di Parigi nel 1947. E ogni residua speranza di ritorno alla madrepatria fu sfumata. La stessa Trieste poté rientrare in seno alla patria soltanto nel 1954, dopo molti anni di destino incerto, di amministrazione militare alleata. La zona di Trieste era stata divisa in zona A e zona B, la zona A sotto amministrazione alleata, la città, la zona B con Capodistria, sotto l'amministrazione jugoslava, dalla quale poi non sarebbe mai più uscita. Antonio Santin era nato a Rovigno, quindi in Istria, era un italiano dell'Istria. L'Istria era largamente abitata da italiani, non era una terra in qualche modo usurpata dall'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. C'era una minoranza croata, certamente, ma soprattutto nei paesi, nella zona costiera, Pola, Capodistria, Rovigno, Umago, erano tutte città italiane, italianissime. Era nato a Rovigno il 9 dicembre 1895, si sfegnerà a Trieste il 17 marzo 1981. Veniva da una famiglia povera, molto povera. Ordinato sacerdote nel 1918, quindi suddito austriaco, era nato suddito austriaco perché Trieste era austriaca. Verrà nominato vescovo di Fiume nel 1933. Fu ordinato vescovo nel 1933, sempre, vescovo di Trifone Guidertholli, no? Abbiamo spiegato una volta, no? Questi titoli episcopali, no? Nominali, mentre una vera diocesi gli fu affidata nel 1938, e cioè la diocesi di Trieste e Capodistria. Erano insieme.
verranno separate soltanto nel 1976, se ricordo bene, da Paolo VI, per ovvi motivi ormai politici, no? In quanto capodistria ormai dal 1947 era sotto la Jugoslavia. Dopo la promulgazione delle leggi razziali, lui chiese e ottenne un colloquio con Mussolini, lo ottenne in tempi brevi, e cercò di esporgli la sua contrarietà, le sue perplessità, sia per quello che riguarda la politica anti-ebraica, sia anche per quello che riguarda la politica di snazionalizzazione anti-slava. Non ottenne molto comunque. Ormai, come dire, l'Italia si muoveva in quella direzione a livello di politica estera, e comunque in ogni caso il vescovo Santin si teneva fermo alla posizione di Papa Pio XI, che si era già dichiarato contro le leggi razziali e per la quale ragione era già stato attaccato da Mussolini. Quando scoppiò la guerra, prima con l'invasione italo-tedesca della Jugoslavia e l'annessione della provincia di Lubiana, nonché di gran parte della Dalmazia, del Montenegro e di altre zone, sia con la furiosa guerriglia delle formazioni slave, quindi guerriglia, antiguerriglia, rappresaglie, distruzioni, incendi di villaggi, deportazioni, massacri, fucilazioni indiscriminate, nelle quali fu coinvolto anche il Regio Esercito. E fino al crollo dell'8 settembre del 1943, quando l'esercito italiano praticamente si dissolse e ci fu la prima ondata degli infoibamenti. La seconda ondata, più lunga e più, come dire, ancora più estesa, avverrà alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi a fine di aprile, nel maggio-giugno del 45, quando anche i tedeschi posarono le armi. In questo frangente drammatico, essere a capo di una diocesi abitata in parte da italiani, soprattutto nei centri urbani, in parte da sloveni e nell'interno croati, nelle campagne, non doveva essere certo una cosa semplice né facile. Eppure il vescovo Santin sapeva essere all'altezza della situazione. Lui si considerava il vescovo di tutti i suoi diocesani, di tutti i fedeli cattolici, che fossero italiani o slavi. Questo ruolo di super partes, no? Di assoluta imparzialità, non gli venne riconosciuto da tutti, specialmente alla fine della guerra, quando più aggressiva si fece la politica jugoslava, mirante all'annessione di Trieste. Ricordiamo che Trieste addirittura alla fine di aprile venne occupata dalle forze titine, che vi rimasero ben 40 giorni, 40 giorni terribili da incubo, durante i quali sparirono centinaia di italiani. Alcuni torneranno anni dopo dai campi di prigionia, alcuni non torneranno mai più, vennero gettati nelle foibe o fucilati dai plotoni di esecuzione. Contemporaneamente, però, erano arrivati qualche ora dopo i reparti neozelandesi dell'esercito britannico. Quindi, alla fine dei 40 giorni, rendendosi conto che non avrebbero potuto ottenere subito quello che volevano, le truppe jugoslave si ritirarono da Trieste, rimanendo però impregiudicato fino al trattato di pace, il destino finale, come abbiamo detto, della città. Ebbene, in questa fase, voler continuare a svolgere il suo ufficio pastorale imparzialmente e a Trieste, momentaneamente occupata dalle forze militari anglo-americane e con le autorità civili italiane, e a Capodistria, nel resto della sua diocesi, occupata dall'esercito jugoslavo, inserita nelle repubbliche federali jugoslave di Slovenia e di Croazia, fu ancora più difficile, se possibile. Ecco, durante una visita a Capodistria in occasione della festa di San Nazario nel 1945, per poco il vescovo Santin scampò a un'aggressione mortale. Vorrei leggervi dal suo libro di ricordi Al tramonto, ricordi autobiografici di un vescovo. Edizioni Lint di Trieste, un libro molto, molto bello, molto sofferto, 1978.
pubblicato nel 1978, in cui Monsignor Santin riepiloga, no? 83enne, riepiloga tutta la sua vita, partendo dalla nascita in questa famiglia molto povera e molto devota e molto onesta, cresciuta nei valori del lavoro e dell'onestà. Prima cosa vorrei leggervi la paginetta in cui racconta il colloquio con Mussolini. E così, nella seconda metà di dicembre del 38, prima di Natale, conferii a Palazzo Venezia con Mussolini. Lo pregai di lasciarmi parlare perché un cartello sullo scrittoio ammoniva: colloqui brevi. E parlai a lungo degli ebrei. Trieste era sede di una numerosa comunità di ebrei. Il nuovo indirizzo fascista aveva diffuso spavento e angoscia. Moltissimi venivano da me in cerca di protezione. Perorai con fervore la loro causa. In Italia non vi era un problema razziale, l'aveva detto lui stesso. Che male avevano fatto per essere perseguitati? Egli opponeva i suoi argomenti, che erano quelli del nazismo. Io i miei, che erano cristiani. Rilevai che era stato violato il concordato. Il famoso vulnus di cui parlava il Papa e per il quale gli aveva scritto una lettera al re e una a lui. Egli osservò a questo proposito che si poteva trovare una soluzione, il matrimonio religioso fra cattolici ed ebrei, che in violazione del concordato non veniva riconosciuto e trascritto. Avrebbe potuto essere riconosciuto e trascritto allo stato civile alla nascita del primo figlio, o se celebrato in articolo mortis. Era la scala di servizio, ma era una scala. Parlai poi a lungo delle popolazioni slave che erano trattate ingiustamente. Niente scuole, niente associazioni, niente stampa, e poi continue pressioni perché si cessasse di adoperare la lingua slovena e croata nelle chiese. Prefetti e federali di Trieste e di Pola avevano questo atteggiamento e questo diffondeva disagio in tutte le parrocchie, dove bisognava continuamente intervenire a difesa del clero. Anch'egli non trovò giusto questo atteggiamento e mi invitò a parlarne ai rispettivi gerarchi. Osservai che la mia parola avrebbe avuto ben poco valore, come poi si dimostrò, e che vi era bisogno di decisione e di una parola che giungessero dall'alto. E da ultimo parlai del seminario, su di che lo trovai comprensivo. Vidi quel giorno Monsignor Celso Costantini. Attenzione a questa figura, perché credo che gli dedicheremo un video apposito. E gli narrai dell'udienza avuta dal capo del governo. Osservò che era bene che ne fosse messo a giorno il Papa. Telefonò al maestro di camera e combinò un'udienza per la mattina dopo alle 9, perché era vicino a Natale, era il 21 dicembre. E io avevo bisogno di ritornare a Trieste. Alle 9 mi ricevette prima il cardinale segretario di Stato e subito dopo Pio XI, cui comunicai quanto mi aveva detto Mussolini circa il famoso vulnus, cioè il modo di rattopparlo. Il Papa ascoltò serio e reagì con forza, battendo il pugno sul tavolo. No, questo mai, è un istrione. Prego ogni giorno per la sua conversione. E continuò animato su questo tono. Vedendomi intimorito, mi disse: questo non è per lei. Lei ha servito la Chiesa e io gliene sono grato. Ritornai a Trieste, parlai ai gerarchi dell'udienza di Mussolini, risposero: facile per lui che è a Roma, ma noi siamo qui. E non se ne fece nulla. Adesso vorrei leggervi la pagina in cui rievoca gli drammatici eventi della visita a Capodistria di Monsignor Santin in occasione della festa di San Nazario nel 1947, il 19 giugno 1947, in quanto vescovo sia della diocesi, della parte della diocesi rimasta sotto amministrazione, quella passata sotto l'amministrazione jugoslava, egli volle far sentire la sua presenza ai fedeli di quest'ultima parte della diocesi, no? Ed ecco cosa accadde. Nel giugno 47, essendo peggiorato l'atteggiamento jugoslavo nei miei riguardi, pensai di preparare la mia partecipazione alla festa di San Nazario a Capodistria. Chiesi al comando militare jugoslavo, che risiedeva ad Abbazia,
e permesso di portarmi a Capodistria anche in automobile. Però non specificai come vi sarei giunto. E la mattina del giorno 19, col piroscafo, solo, lasciando a Trieste persino il segretario, partii per Capodistria. Avevo avvertito il capitolo segretamente che sarei arrivato per via mare. Il piroscafo era vuoto. Avevo saputo da quella persona, mediante il segretario, che si tramava un'aggressione. Per questa ragione vi andai solo. Arrivato a Capodistria, trovai il capitolo ad attendere. E lentamente, accompagnato dai canonici, mi portai al seminario. Man mano che mi inoltravo, la gente lieta veniva a salutare. Giuntovi, salii in direzione nel padiglione interno e indossai le vesti paonazze per portarmi processionalmente in cattedrale, da dove doveva giungere per l'accompagnamento il capitolo con la croce capitolare. Giunse di nascosto una venditrice di frutta di Capodistriana, la Rosa, e mi disse: Eccellenza, lei mi conosce, sono socialista, sono con loro e quindi conosco i loro piani. Parta subito. Ora sono tutti ammassati a San Canfiano, sulla strada che porta a Trieste. Hanno fatto venire da fuori tanta gente. Se fosse venuto per via terra, come essi credevano, l'avrebbero aggredito sulla strada di San Canfiano. Ora sono stati avvertiti che lei è arrivato per mare e saranno presto qui. Guardi che hanno cattive intenzioni. Parta subito. Risposi. Vede, Rosa, anche se lo volessi, non ho alcun mezzo, ma io non ne ho neppure l'intenzione. Sono venuto per celebrare la festa di San Nazario. Terrò pontificale, processione e cresima. È mio dovere. Non posso mancare. La Rosa se ne andò. Ero solo. Dopo qualche tempo si sentì un gran trambusto. Grida, gente che entrava in gran numero, attraversava il primo edificio e il cortile interno. E saliva al secondo piano del secondo edificio, dove io mi trovavo in attesa dei canonici. Mi trovarono, mi insultarono, gridarono che dovevo andarmene e mi trascinarono violentemente giù per le scale, percuotendomi con pugni e con legni sulla testa. Arrivai in cortile perdendo moffetta, rocchetto e croce e scarpe. Ero tutto insanguinato. Mi spinsero e trascinarono, mentre sui muri esterni del cortile gente arrampicata urlava improperi e così arrivai nel refettorio davanti alla cucina. Colà vi era altra folla che si dimenava e gridava. Seppi poi che la gente capodistriana aveva cercato invano la polizia ed era stata bloccata fuori del seminario mentre tentava di portare soccorso. Ma secondo un piano prestabilito, la polizia, per scansare le responsabilità, doveva intervenire a tempo opportuno. Consumato il misfatto, e così intervenne. Proprio allora un energumeno entrato in cucina aveva preso dal tavolo un gran coltello con cui le suore tagliavano la carne e stava uscendo brandendolo quando la polizia, giunta finalmente, si collocò fra me e la folla urlante. E così fui salvo. Nel refettorio venne qualcuno ad asciugarmi il sangue e poi mi portarono nella parte più riposta, sopra la chiesa cappella. Era l'infermeria. Venne il medico, dottor Faruta, che mi medicò. Era furibondo e io dovetti calmarlo. Mi feci portare la comunione e rimasi lì ad attendere. Dopo qualche tempo ritornò la Rosa. Mi disse: Ora verranno alcuni a offrirle di portarla a Trieste con una barca che hanno preparato in marina a Bossa Draga. Non accetti, per amor di Dio, intendono gettarla in mare, in mezzo al golfo, con una pietra al collo. Lei sa che sono al giorno di tutto. Difatti, vennero alcuni dell'autorità a scusarsi. Non sapevano che io sarei venuto a Capodistria ed erano ad attendermi sulla strada di Trieste. Se li avessi avvertiti, avrebbero impedito quanto era avvenuto. Risposi che io avevo informato regolarmente le autorità e soggiunsero che era pronta una barca per portarmi a Trieste. Insistettero nell'offrire questo loro servizio, ma io rifiutai decisamente e mi lasciarono in pace. Più tardi ritornarono alcuni dicendomi che era pronto un camion per portarmi a Trieste. Intanto la notizia era arrivata a Trieste al governo militare alleato. Accettai. L'automezzo scoperto aveva in mezzo un banco sul quale ci sedemmo io e padre Porta, che venne con me. Attorno, nello stesso, vi erano in piedi soldati armati che ci circondavano. Sembravamo due condotti a morte.
avevano disposto gruppi di loro compagni con le mani piene di sassi, e mentre si passava tiravano le pietre, che colpirono i soldati, perché noi eravamo in mezzo. Così siamo arrivati ad Albaro Vescovà, dove si trovava il posto di blocco che separava la zona occupata dagli jugoslavi da Trieste. Qui ci vennero incontro polizia e soldati del GMA, Governo Militare Alleato, che mi presero in consegna e con un'automobile mi portarono a casa. Ecco, questo è l'episodio da cui si vede come un vescovo come Antonio Santin ebbe bisogno di tutto il suo coraggio e anche di una buona dose di fortuna, o se vogliamo di intervento della Divina Provvidenza, perché a guerra finita da 2 anni l'odio, il risentimento jugoslavo era ancora così forte, un doppio odio, un doppio risentimento, per ragioni nazionalistiche, in quanto essi volevano annettere Trieste e gli rodeva il fatto che all'ultimo momento questo agognato boccone era stato sottratto ai loro denti. Pensate che si erano precipitati i partigiani sloveni a occupare Trieste prima ancora di liberare Lubiana, prima ancora che fosse liberata Gabria, perché su questa città non avevano dubbio, no? Che nessuno avrebbe avanzato rivendicazioni, ma essi volevano presentarsi al tavolo della pace dopo aver col fatto compiuto, cioè dopo aver occupato tutte le città, Gorizia, Trieste, che essi volevano occupare, in modo che poi non si potesse tornare indietro da questo fatto compiuto. Così accadde anche a Pola, così accadde anche a Zara. E l'altro motivo di odio era di tipo antireligioso. Era un regime comunista, fanaticamente anticristiano, anticattolico, e anche se non disdegnava l'appoggio dei preti cattolici sloveni e croati, che sempre erano stati in qualche modo come dire, difensori della nazionalità dei loro parrocchiani nel ventennio fascista, ma nei confronti del clero cattolico italiano, come dire, emergeva tutto il loro odio e il loro disprezzo. Per concludere, vorrei leggervi la pagina conclusiva di questo bel romanzo, no, scusate, romanzo, di questo bel libro di ricordi, non è affatto un romanzo, Al tramonto, ricordi autobiografici di un vescovo. Conclusione. E così ho terminato questa rievocazione. Ho 83 anni e da questa altezza vorrei ora con uno sguardo penetrare nel senso della mia vita e del mio tempo. La mia vita. I sogni della mia fanciullezza e giovinezza si realizzarono nel sacerdozio. La vita fu un'avventura che si svolse giorno per giorno, anno per anno, sempre nuova. Ma in ogni situazione Dio fu presente a illuminare momenti oscuri, a sciogliere situazioni complicate, ad aprire vie difficili. Qualche volta quasi mi sembrò di percepire la sua mano che si stendeva verso di me, come a Capodistria il giorno dell'aggressione. Mi sembrò che la mano di Dio si posasse su di me. Una vita varia, dalle rive del mare alle aule del ginnasio, ove maturò la mia giovinezza, ai periodi di monastero per gli studi teologici, al lavoro nella metropoli grande e fascinosa che è Vienna, al ministero sacerdotale ed episcopale, ma Dio presente nel cuore e meta cui guidare le anime. Dio amore nella parola, nella fatica, nella speranza che illuminava ogni passo. Così fu la mia vita. È un'umile confessione. Certo, anche periodi di deserto, di aridità, di debolezza e di timore, ma senza che venisse meno la certezza della sua presenza. E vita di lavoro intenso, fatta di fatica sforzante, che non si sarebbe potuta affrontare senza un solido fondamento su cui porre il piede, cioè la fede, dono di Dio. Meditiamo queste parole. Quando la vita è faticosa, è sforzante, non la si può affrontare se non si poggiano i piedi su un solido fondamento. E qual è il fondamento più solido di tutti se non la fede in Dio? Sono sacerdote, un uomo donato a Dio e ai miei fratelli. Svolsi la mia missione in tempi eccezionali. Il tempo, la salute, le forze furono impegnati per gli uomini ai quali fui mandato.
Così la vedo questa mia vita, che incominciò come un rivolo, che si fece ruscello e fiume, fiume grosso, sfrezzato da rocce e da cascate, che va verso l'oceano. Ma qui è la foce e la misericordia di un padre, che sarà gloria e beatitudine nell'eternità. In questo tessere la nostra vita come una tela, che man mano si spiega e sulla quale dipingiamo con l'ago del nostro impegno opere e affanni, il pensiero che tutto ci viene da Dio, o non senza di Lui, ci sostiene e ci dà una gran pace. Parlo del mio cammino, ognuno ha il suo, vario, ascendente e discendente. Così sono passati questi anni. Ai mirabili doni delle sue grazie, Dio venne aggiunto uno singolare, la salute fisica, sempre buona, a conservare la quale servirono, devo ben dirlo, le premure sapienti e generose del mio medico, che fin dal primo giorno a Trieste ne ebbe cura, il dottor Angelo Peri. Coloro che si consacrano alla mia pace e al mio bene sono le due sorelle che vivono con me. A Pola, nei primi anni, mi assistettero la nonna paterna, la zia Bonetta e la sorella. A Fiume morì la mamma. A Trieste sostennero il peso della casa ed ebbero cura di me con tanto affetto le sorelle. Ad esse devo un'immensa riconoscenza. Per tutto questo la mia gratitudine a Dio non ha limiti. E il mio tempo. La mia vita incomincia nell'Ottocento, che fu detto stupido, ma non lo è né più né meno degli altri secoli. Ricordo le feste, le luminarie che celebrarono il passaggio del secolo. Tempi di pace. La terra ove nacque apparteneva all'Austria fino al 1918, quando terminò la Prima Guerra Mondiale. Dell'Austria si disse un gran male. Se confrontiamo quella amministrazione con quelle di oggi, ovunque nel mondo, certi giudizi si dovrebbero rettificare. Vi era pace, ordine e libertà, secondo i criteri di quel tempo. Era naturale che ogni gruppo nazionale aspirasse a unirsi alla propria nazione, ma questo non può renderci ingiusti nei giudizi sopra le condizioni sociali di allora. Questa mia vita conobbe due grandi guerre, che solo da chi le ha vissute possono essere giudicate. Inoltre, un lungo periodo di regime totalitario e un secondo dopoguerra peggiore di una guerra. Tempo eccezionale, dunque. Tempo terribile. Nella guerra si distinguono due classi di uomini, i coraggiosi, i forti, i generosi, pronti a stendere la mano agli altri, a portare soccorso dove il bisogno di soccorso è incessante, sul fronte o nel paese. E i profittatori, i poveri uomini che si trascinano in cerca di cibo, di guadagno e di salvezza. La guerra saggia gli uomini. Prima del 1914 avevamo conosciuto alcune guerre, la russo-giapponese, la libica, la balcanica, ma da lontano. Poi vedemmo la guerra da vicino a casa nostra. È un'esperienza unica e terribile. La prima guerra fu segnata per noi dalla fame, spaventosa. La seconda dal disprezzo dell'uomo, che quando non fu distrutto sui campi di guerra nei bombardamenti a tappeto delle città, fu torturato e ridotto a una cosa senza diritto e rispetto nei campi di concentramento. Fu il tramonto della civiltà, il declino dell'uomo. Ma vi furono quelli, e tanti, che compresero la gravità e il valore del momento e vollero essere e conservarsi uomini. Nella guerra si affermano a gran voce i grandi ideali per i quali si combatte. Per la pace diventa un traffico di bassi interessi. Scusate, poi la pace diventa un traffico di bassi interessi. Nella prima guerra si volle abbattere la Germania, che era troppo potente e con le sue ambizioni destava timori d'attorno, e distruggere l'Austria, perché è mosaico di molte nazioni. La Germania risorse più potente di prima, e la fine dell'Austria segnò la fine dell'equilibrio del centro dell'Europa. Anche la seconda guerra ebbe come scopo l'abbattimento della Germania prepotente, guidata da sogni di egemonia e di distruzione di popoli, e finì male. Ma ora è di nuovo il primo stato d'Europa. Siamo poveri uomini guidati da passioni insane, che si preparano con le loro mani la propria rovina. La grande lezione di questo secolo è la necessità di eliminare la guerra, che con i mezzi di oggi segnerebbe la fine dell'uomo e del suo ambiente, ma anche di affermare il rispetto della libertà dell'uomo,
dei suoi diritti e della sua dignità. I colossali armamenti delle grandi potenze sembrano aver fatto dimenticare la prima lezione. E la violenza contro l'uomo, che imperversa su quasi metà del mondo, e la privazione del suo diritto e della sua dignità di uomo, dimostrano che anche la seconda lezione fu dimenticata. Eppure questi sono ben essenziali, la scomparsa dei quali segnerebbe con certezza il tramonto della civiltà. La lezione solenne del secolo è dunque pace e libertà. E aggiungiamo fraternità, che significa cristianesimo vissuto. Ora diciamolo con assoluta chiarezza, ed è questa la grande lezione della storia, questi beni essenziali ci vengono da Cristo. Cristo ha portato la pace e la buona novella del regno di Dio, che nell'amore fonda la pace fra gli uomini, viventi nel vicendevole rispetto, non la pace di chi vive nel timore. È Gesù che è la verità, che ci libera, ed è questa libertà basata sulla verità che dà grandezza e dignità ad ogni uomo. Ed è ancora Gesù che ci ha rivelato la tenerezza di Dio, che è Padre, nel quale ci ritroviamo tutti fratelli e membri della grande famiglia umana. Fra lotte esasperate, nelle quali la caritas e l'egoismo si contendono il passo, lenta ma sicura continua, nella visione che l'uomo ha della vita, un'evoluzione che eleva l'uomo verso forme e istituti più giusti e più umani, a servizio della società. È una speranza che rianima. E mentre il mondo sembra nelle sue espressioni più confuse e violente sempre più allontanarsi da Gesù Cristo, esso sente intimamente di lui nostalgia. Negli animi si avverte come una pena per l'allontananza da lui e nella gioventù, in mezzo al caos di movimenti contrastanti, come un appello a qualche cosa che si attende e deve venire, un anelito a lui. E chi guardi sopra le onde di questa violenta tempesta fatta di errori e di dolori, che tutti ci investe, intravede la salvezza solo da Gesù, accolto come via, verità e vita. Dalla meditazione sulla mia vita e sul mio tempo, questa è la conclusione che ricavo come luce di speranza. E qui si conclude il libro dei ricordi al tramonto. Ribadisco che l'esperienza di un vescovo come Monsignor Santin fu particolarmente difficile perché la sua diocesi si trovava in quella regione che venne militarmente occupata dalla Germania sottoposta all'amministrazione militare, l'Adriatische Küstenland, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Fiume e Pola e Zara. E l'altra sotto il Gauleiter Rainer, no, della Carinzia di Klagenfurt, affiancato da un sinistro personaggio, un capo delle SS tristemente noto come il boia di Lublino, Odilo Globocnik. L'altra regione praticamente annessa alla Germania, non formalmente ma de facto, era l'Alpenvorland, no? La zona delle Prealpi, con le tre province di Bolzano, Trento e Belluno, sotto il Gauleiter Hofer, no? Di Innsbruck. Ebbene, in queste due regioni è come se l'autorità italiana fosse stata sospesa, è come se di fatto vigesse un'amministrazione germanica. In queste condizioni, per un vescovo come Antonio Santin, svolgere i suoi doveri di vescovo, i suoi doveri pastorali, in maniera pietosa, equanime verso italiani, sloveni, croati e anche ebrei, che egli cercò, sia pur vanamente, di difendere o di nascondere, di offrire loro un rifugio, sia pure temporaneo, fu cosa estremamente difficile. E ancora più difficili furono i giorni della cosiddetta liberazione. In questa parte d'Italia, parlo della fine di aprile e i primi di maggio del 45, non ci fu una liberazione, ci fu una serie di orrori, no? Le foibe da una parte, prima ancora il massacro di Portus, dove i partigiani comunisti, su mandato della Federazione Comunista di Udine, assassinarono 20 partigiani osovani, no? Cioè cattolici. Poi ci furono gli orrori delle foibe, la pulizia etnica, i massacri indiscriminati.
Poi ancora ci furono la tragedia dei cosacchi che i tedeschi avevano installato in Carnia, che si ritirarono attraverso il valico di frontiera di Montecroce, quello di Tarvisio, e furono vilmente consegnati dagli inglesi alle autorità sovietiche che li avviarono o li fucilarono sul posto o li avviarono all'interno dell'Unione Sovietica dove furono mandati nei gulag a morire lentamente. Un'altra pagina brutta, della quale non si parla quasi mai, è quella della Brigata Ebraica, la quale, arruolata e sbarcata in Puglia nel 1944, partecipò alle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale sul fronte italiano, fu acquartierata a Tarvisio, a guerra ormai finita, e lì molti suoi membri, entrati in contatto con i superstiti dei campi di concentramento ebrei, maturarono un odio implacabile, un desiderio di vendetta, tanto che nascondendosi dietro le uniformi britanniche e fingendo di agire per conto delle autorità militari britanniche, si smisagliarono in una serie di ricerche illegali e di assassini di presunti criminali nazisti. Pare che un migliaio di persone venissero soppresse in questo modo, senza, al di fuori di qualunque cornice legale. Ebbene, in questo contesto, no, di odi reciproci, di vendette, di assassini rimasti impuniti, di morti bianche, cioè di padri di famiglia, qualche volta che madri di famiglia, prelevati e mai più tornati a casa, quindi morti bianche, senza che si sapesse il luogo in cui erano stati gettati i cadaveri. In questo contesto, ribollente, che paradosso, fu ancora più arduo da gestire alla fine della guerra che non durante la guerra stessa. Uomini come il vescovo Antonio Santin a Trieste o come Giuseppe Nogara a Udine mostrarono una statura umana e religiosa, cristiana, veramente eccezionale. Noi dobbiamo guardare a loro con la gratitudine infinita di un popolo cristiano che nel momento della massima difficoltà ha trovato dei pastori veramente all'altezza di quei momenti terribili. Per saggezza, per senso dell'equilibrio, per capacità di mediare, quante vite hanno salvato andando a fregare gli occupanti dell'una e dell'altra parte, no? Prima i rappresentanti del Terzo Reich, poi anche i rappresentanti della Repubblica Jugoslava di Tito, in questo caso, in questo secondo caso, con meno successo. Quante persone sono state sottratte alla morte? Quante persone hanno potuto fare il ritorno in famiglia grazie al loro intervento? E che senso dell'equilibrio hanno mostrato? Teniamo presente che lo stesso clero si è trovato spesso coinvolto, pesantemente coinvolto, perché da una parte i partigiani comunisti odiavano tutti i preti e in certi casi non esitavano a usare le armi contro di loro. Nella non lontana Emilia ricordiamo per tutti il caso del seminarista Rolando Rivi, 14enne, rapito, seviziato per 3 giorni e alla fine ucciso dai partigiani comunisti in odio alla sua fede cattolica. Ci furono viceversa anche dei sacerdoti che scelsero di stare con le autorità della Repubblica Sociale e quindi furono cappellani militari nelle unità militari. Ci furono di quelli come Don Tullio Calcagno, gli dedicheremo un video, i quali abbracciarono senza se e senza ma la causa repubblicana, fascista repubblicana, e alla fine della guerra furono passati per le armi a decine. Quindi altri invece scelsero di aiutare i partigiani, di unirsi ai partigiani, di trasformare le loro canoniche in depositi di armi e in certi casi ne pagarono anche le conseguenze. Ecco, mi viene in mente per esempio il parroco di Montaner ai piedi del Cansiglio. Che fu uno di questi che si unirono ai partigiani, venne arrestato, la sua vita fu salvata, condannata a morte, fu salvata all'ultimo momento per intervento dell'arcivescovo di Udine, ma sua sorella fu deportata in Germania e non tornò mai più. Dunque, lo stesso clero si trovò coinvolto perché non solo alcuni membri, alcuni sacerdoti scelsero di schierarsi o con gli uni o con gli altri,
ma perché anche la maggioranza che cercò di rimanere al di sopra della mischia e di prodigare la sua assistenza spirituale e materiale e agli uni e agli altri, in particolare ai più deboli, quindi offesi, senza guardare al colore politico, no? Per esempio agli ebrei che erano ricercati per nasconderli, per cercare di farli passare nel caso dei bambini, no? Per bambini cristiani. Ebbene, essere a capo di un clero così straziato, così coinvolto a sangue in queste vicende dolorosissime, con le famiglie straziate perché avevano perso uno o due dei loro cari e si sapeva chi era stato, no? In paese il loro assassino, sia che vestisse l'uniforme della Repubblica di Salò, sia che portasse al collo il fazzoletto rosso delle formazioni comuniste garibaldine. Riportare un po' di pace, un po' di serenità in un ambiente così sconvolto dagli odi, così anche agitato dai cambiamenti della zona di confine, per cui improvvisamente un paese, un borgo, un quartiere, come siamo a Gorizia, che è stata quasi tagliata in due dal confine, addirittura il cimitero da una parte della frontiera e le case del paese dall'altra parte. Si sono create anche situazioni di questo tipo. Onore e un pensiero di riconoscenza a quegli eroici, a quei bravissimi vescovi che sono stati all'altezza della loro funzione in momenti così difficili. Non vogliamo fare un confronto con certi vescovi di oggi che si adagiano e si sdraiano sui luoghi comuni più comodi, non del politicamente corretto, fino a plaudire a certe politiche che nulla hanno di cristiano, fino a incoraggiare i fedeli a dei comportamenti che nulla hanno di cristiano, di cattolico, anzi che collidono con la morale, con la dottrina cattolica. Quindi vedete che nell'arco di una settantina di anni purtroppo c'è stato uno scadimento pauroso da parte dell'episcopato italiano e non solo italiano. Con questo mesto pensiero concludiamo la puntata di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie caro Francesco di questa interessante esposizione, di averci fatto scoprire questa figura con tutti i collegamenti sia religiosi che ci hai presentato, ma anche storici, di storia recente. E do appuntamento agli amici al prossimo video. Buona serata a tutti, grazie.